Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina. Come state vedendo, oggi una focaccia rossa. Vi stupirete di come l'ho fatta. Allora, oggi una focaccia veloce, buona e rossa. Ebbene sì, l'ho impastata con le barbabietole. Allora, ho messo in quella ciotola 250 g di farina, una barbabietola piccola e mezza, e ho aggiunto due dita di acqua e li ho frullati. Li ho aggiunti alla farina, ho aggiunto anche un goccino di olio, che sarebbero intorno ai 10-15 grammi di olio. Ho aggiunto un po' di sale a occhio. L'impasto necessiterà di altra acqua, quindi mettete 100 grammi di acqua in più e impastate. Ho messo anche le spezie, origano, semi di finocchio e ho impastato. Iscriviti al canale e attiva la campanellina, così saprai sempre quando escono i miei video. Dopo ho aggiunto mezza bustina di lievito per salati, di quello istantaneo. Cosa ne pensi di questa ricetta? Ti piace? La farai? Fammelo sapere giù nei commenti e io leggerò tutti. Ho impastato con questa spatola, dopo ho preso una teglia, ho messo l'olio e ho messo sopra l'impasto. Sopra l'impasto ci ho messo un altro poco d'olio, così non si attaccava le mani, e ho steso il tutto. Tutto molto semplice. Dopo ho messo un altro poco di semi di finocchi, sale e un altro po' di olio sopra. Ed ho lasciato agire il lievito istantaneo per mezz'ora. Ho acceso il forno a 200 gradi e l'ho fatta cucinare. Se la volete bella scrocchiatella, mi raccomando, si deve bruciacchiare sopra. Ed ecco qui che sta aspettando i 30 minuti e qui è appena uscita dal forno. Se ti è piaciuta questa ricetta, metti un like, iscriviti al canale e noi ci vediamo in una prossima ricettina e lasciami un commentino. Ciao!